sarebbero i 500.000 euro di sponsorizzazione sotto forma di crediti di imposta ceduti dalla OMAV alla Pistoiese ad aver dato il via alle indagini della Guardia di Finanza di Pistoia sulla gestione della società calcistica Arancione. La sponsorizzazione risalirebbe al primo semestre 2022, quando la Pistoiese, già in era Lehman, era ancora in Serie C e dunque sottoposta ad una periodica revisione contabile da parte di una società indipendente. Dopo il sequestro di conti e computer dagli uffici della società all'interno dello Stadio Melani, il lavoro delle Fiamme Gialle si concentrerà adesso sull'analisi di tutti i registri contabili e delle fatture sino ad oggi. La Procura di Pistoia ha avanzato la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, cioè del fallimento, per la US Pistoiese 1921. A darne notizia la Guardia di Finanza di Pistoia, che sta indagando per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni nei confronti di 4 persone. Le indagini farebbero ipotizzare condotte illecite volte ad aggravare il dissesto della società calcistica mediante l'omissione sistematica del pagamento dei debiti tributari e previdenziali e di quelli verso i fornitori, ipotizzando anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono oltre 50 tra minori, giovani e adulti i pazienti ricoverati nel pronto soccorso di Pesce, Pistoia, Lucca, Prato, Empoli e al San Giovanni di Dio di Firenze. Tutti hanno accusato disturbi gastrointestinali e carattere acuto. Sono componenti di 3 scolaresche in gita da Marche e Lazio e studenti stranieri che alloggiavano nello stesso albergo. Sono in buone condizioni di salute, rassicura la ASL, ma restano in osservazione. Soddisfazione del SUNIA di Pistoia per i 90 milioni di euro stanziati dalla Regione per il nuovo piano per l'emergenza casa. Tra le misure previste la realizzazione di 150 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli ERP, ed il ripristino di circa 500 altri, oggi sfitti. Sul tavolo, sottolinea però il SUNIA, ancora un altro tema, quello del taglio dei fondi nazionali per gli affitti, che aspetta una risposta. Pistoia torna ad essere capitale italiana del giallo, accadrà dal 12 al 15 aprile alla Biblioteca San Giorgio, dove si terrà la 14ª edizione del Festival del Giallo. La manifestazione è stata presentata in regione, a Firenze, al centro del festival, i misteri e i casi risolti italiani, che saranno toccati con la presenza di affermati autori del genere e non solo. Tra gli ospiti annunciati, circa una trentina, il prefetto Vittorio Rizzi, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, la criminologa Anna Vagli, Pietro Orlandi e il giornalista Sigfrido Ranucci della trasmissione Rai Report. Domenica 7 aprile la terza edizione di Birre in Sala, manifestazione che coinvolge gli operatori del comparto della sala a Pistoia attorno alla bevanda più antica del mondo. Saranno oltre 50 le etichette di 17 birrifici italiani ed europei in degustazione, proposte da 22 locali. L'evento è il primo in città legato alla mostra 60 Pop Art Italia, allestita a Palazzo Buontalenti da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caripit. Ron Rowan è arrivato a Pistoia dopo il closing milanese per la cessione del Pistoia Basket a East Coast Sport Group, gruppo di investitori americano di cui lui è il capofila. Lo testimonia una foto che lo ritrae al Palacarrara con il presidente uscente del club biancorosso Massimo Capecchi e il direttore generale Ettore Saracca. Rowan torna a Pistoia come futuro presidente del club e conoscerà la squadra nella giornata di domani. L'ex stella biancorossa sarà presente anche per la sfida di domenica tra Estra e Reggio Emilia.